Ciao e benvenuti a un nuovo video sui dispositivi MIDI. Oggi parleremo del routing MIDI. Questo video nasce dall'esigenza di poter suonare più strumenti contemporaneamente. Ci siamo posti la domanda, io e il mio amico Fabio, spesso magari ci troviamo in situazioni live a dover suonare con un unico dispositivo una linea di basso e un accompagnamento ad accordi, per esempio, oppure una linea di basso e una melodia, un accompagnamento con accordi e una melodia, e questo spesso ci mette in grossissima difficoltà. Soprattutto se magari abbiamo a disposizione soltanto un pad, quindi una drum pad, un launch pad o qualsiasi altra cosa. Quindi oggi proveremo a suonare più strumenti, o meglio più suoni, con un unico dispositivo. La DAW che utilizzerò sarà Ableton, perché Ableton per le performance live è probabilmente il miglior software musicale a disposizione. Vi ricordo di cliccare iscriviti al canale, magari mettere un mi piace al video per rimanere sempre aggiornati con i video dei dispositivi MIDI, altri tutorial e alcune performance che farò in live. Ed eccoci alla schermata di Ableton. Io ho creato già due tracce, che sono una traccia di strumenti, dove all'interno c'è un piano, un basso e un lead synth, e una traccia di accordi. Questa traccia di accordi ha all'interno accordi maggiori, accordi minori e accordi di settima. Queste tre catene inserite all'interno del rack MIDI le ho create spostandomi di un'ottava ognuno. Quindi gli accordi maggiori suoneranno nel range del C1, gli accordi minori suoneranno nel range C2 e gli accordi settima suoneranno nel range C3. Ovviamente ho utilizzato un effetto pitch per abbassare di un'ottava il suono, e ho utilizzato l'effetto MIDI chord che abbiamo a disposizione in MIDI Effect Chord. Ho creato quindi l'accordo di settima, l'accordo minore e l'accordo maggiore. Che cosa ho già fatto? Ho fatto in modo che la traccia di accordi possa suonare lo strumento del pianoforte caricato all'interno della traccia principale Instrument Track. Vi faccio vedere. Ecco qua, premendo il Do ho suonato l'accordo maggiore, il Do 1. Premendo il tasto C2 suonerò l'accordo minore. Premendo il Do C3 suonerò un accordo di settima. Come ho fatto a creare tutto questo? In maniera semplicissima. Ableton ci dà la possibilità di creare dei routing MIDI all'interno in una maniera davvero intuitiva. Per prima cosa ho fatto in modo che il segnale d'ingresso arrivasse soltanto dal launchpad che ho montato. Come segnale di uscita ho assegnato la traccia del rack di strumenti e, aprendo il sottomenu, gli ho assegnato il keyscape, quindi il pianoforte. Naturalmente il segnale, passando all'interno del rack MIDI, mi ha creato l'accordo. Supponiamo adesso di voler suonare con lo stesso dispositivo una linea di basso. Cosa faccio? Creo una nuova traccia MIDI. La traccia MIDI la chiamo basso e faccio lo stesso lavoro che ho fatto con la traccia chord. Quindi seleziono il Launchpad X, i canali non mi interessano, e come MIDI out metterò sempre Instrument Track, ma a questo punto non suonerò il piano ma suonerò il basso. Se noi armiamo la traccia ci renderemo conto che suonando un Do, il Do 1, suonerà la nota di basso. Se io adesso volessi suonare accordi e linea di basso, mi basterà soltanto armare la traccia e, suonando un Do, suonerà linea di basso e accompagnamento. Tutto questo soltanto con una nota. Quindi in questo momento noi potremo creare un ritmo con basso e accompagnamento. Proviamo subito. Thank you.
Molto bene, premendo un unico tasto, come possiamo vedere all'interno della clip, noi siamo riusciti a suonare con un unico dispositivo una linea di basso e un accompagnamento. Ma voglio fare di più. Potrebbe capitare l'occasione che non ci basta soltanto una linea di basso e un accompagnamento, ma magari abbiamo bisogno di un pad che supporti la linea di accordi. Come possiamo fare? Creiamo una nuova traccia MIDI, la chiamiamo pad, scegliamo uno dei suoni che abbiamo all'interno di Ableton. Uno potrebbe essere ad esempio questo, e lo trasciniamo all'interno della nostra traccia pad. E adesso dobbiamo fare in modo che il segnale che arriva dalla traccia chords possa entrare all'interno della traccia pad. Come funziona? Invece di selezionare il launchpad all'interno di MIDI in, noi selezioneremo la traccia chord. Selezionando la traccia chord non ci dà più il canale MIDI, ma ci dà una serie di opzioni. Quali sono le serie di opzioni? Abbiamo pre-FX, post-FX, post-mixer e una serie di altri parametri. Cosa vogliamo noi? Vogliamo che tutto l'accordo suonato con la traccia chords vada all'interno della traccia pad e suoni tutto l'accordo. Quindi dovremo selezionare post-FX. Perché? Perché noi all'interno della traccia chord, come abbiamo visto, abbiamo non soltanto le note, ma abbiamo anche una serie di effetti. Quindi all'uscita della catena che noi abbiamo creato, quindi del rack che abbiamo creato, vogliamo che il segnale entri all'interno di pad. Facciamo una prova selezionando chords e post FX, armiamo la traccia, disattiviamo il basso in modo da poter sentire soltanto il pad e il piano e premiamo il nostro Do. Come possiamo vedere, premendo soltanto una nota, noi abbiamo suonato una linea di accompagnamento, quindi un'armonia di accordi e un pad. Se abbassiamo un pochettino il volume del pad, avremo l'effetto desiderato. Naturalmente, nel momento in cui noi registriamo una traccia, come abbiamo fatto prima per l'esempio precedente, mandandola in play suonerà anche il nostro pad. Proviamo. Come abbiamo potuto vedere dal V-meter, ci rendiamo conto che suonando soltanto la linea, cioè soltanto gli accordi, suonerà automaticamente anche il nostro pad. Ma noi non vogliamo fermarci qui, abbiamo a disposizione un pad e anche una tastiera per poter fare un assolo o una linea melodica. Creiamo quindi una nuova traccia e la chiamiamo lead, così come lo strumento che abbiamo creato nel Rack Instruments. Adesso cosa dovremo fare? Dovremo selezionare la nostra tastierina e selezionare in uscita il nostro rack e selezionare il nostro lead. Proviamo a armare la traccia, a suonare. In questo momento stiamo suonando il lead senza suonare gli altri strumenti. Proviamo quindi adesso a registrare una parte di esempio con questi quattro strumenti che abbiamo a disposizione. Thank you.
riusciti a creare un accompagnamento, una linea di basso e un solo, una melodia, che può essere un background magari per una voce di canto o qualsiasi altra cosa. Volendo potremmo aggiungere una traccia di batteria dove registrare magari un ritmo di batteria. Proviamo adesso a fare tutto questo. Aggiungiamo la solita traccia MIDI, selezioniamo un drum rack, facciamo in modo che questo drum rack suoni solo con il launchpad e proviamo disarmando le tracce per vedere se funziona tutto. Proviamo quindi adesso a registrare un brano con tutte le tracce che abbiamo a disposizione e con l'aggiunta della batteria. Abbiamo scoperto che Ableton ha infinite possibilità di routing, possiamo fare tutto ciò che vogliamo, suonare qualsiasi strumento con un unico dispositivo, possiamo tranquillamente gestire più tracce con un unico dispositivo e suonare più tracce contemporaneamente. Vi ricordo sempre di cliccare su iscriviti al canale per rimanere aggiornati sui video tutorial, sui dispositivi MIDI e sulle performance che farò live. Ciao a tutti!